oggetto di una perquisizione nella sua casa di Torino. Dicevo, gli elementi che hanno portato a questa svolta così importante è stato praticamente l'individuazione di un'ulteriore banda. Fino ad oggi conoscevamo solamente la banda degli Zingari e quella dei Bolognesi. Sapevamo che c'era un centro di scommettitori in Toscana, uno in Lombardia, uno probabilmente in Veneto, certamente uno in Campania e un altro in Puglia. Da oggi ce n'è un altro, molto forte, molto robusto, anzi diciamo quasi decisivo, che era il gruppo degli ungheresi. Nella fine del campionato del 2010 un gruppo di ungheresi è sceso in Italia, si è saldato dal punto di vista logistico con quelli che erano gli Zingari e ha cominciato a fare un pochino quello che era il gioco che avevano già trovato apparecchiato, cioè andare dai calciatori e sistemare le partite per poi scommetterci sopra, attraverso modalità che adesso non stiamo qui un po' a ripetere, ma insomma che erano un po' sempre le stesse. Sono stati arrestati in Ungheria e qualche mese fa gli atti di questi arresti ungheresi sono arrivati alla procura di Cremona, che a quel punto ha avuto un buon gioco ad incrociarli con quelli che aveva raccolto nelle precedenti due puntate delle inchieste e diciamo ha sollevato quest'ultimo velo su un fenomeno che in realtà appare molto 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 più esteso ancora di quello che già sta emergendo, cioè praticamente l'intero sistema del calcio italiano è malato, l'intero tessuto sembra non aver retto all'apertura delle scommesse. Insomma, sembra che quella frase detta da Buffon in una recente intervista, cioè meglio due feriti che un morto, cioè in qualche modo quella che legittimava l'accordo preso in campo a fini sportivi, insomma quella attitudine del nostro calcio lì è stata diciamo la porta attraverso cui le associazioni criminali internazionali sono entrate e hanno distrutto tutto. Le partite interessate da questa nuova ondata sono principalmente quelle di Serie A, sono Brescia-Bari, Brescia-Lecce, Bari-Sampdoria e poi soprattutto le due partite della Lazio, Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, della fine dello scorso campionato. Su quelle avevamo alzato così un velo noi di Repubblica con un'intervista al capo di tutto questo, che è lo zingaro Cristian Ilievski, che aveva raccontato che ad organizzare quella partita era stato il genuano, l'oggi genuano, allora laziale, Sculli. Bene, quell'intervista è praticamente adesso interamente allegata agli atti dell'inchiesta e insomma anche grazie un po' a quell'intervista è stata fatta luce su quella partita. Oggi Sculli è una delle persone indagate, per Sculli era stato chiesto l'arresto, poi il giudice non ha ritenuto ci fossero gli elementi, insomma che gli elementi andassero ancora un po' approfonditi, ma insomma ecco, la partita chiave è questo Lazio-Genova dello scorso anno.